Comacchio è indubbiamente il centro storico più originale ed affascinante nel Parco del Delta del Po, sorto non lontano dall'antico insediamento etrusco di Spina, città di commerci, viaggiatori e marinai. La città ha origini antichissime, sorse infatti agli albori del Medioevo, quando l'insediamento iniziale si organizzò su una catena di isolotti che affioravano nella foce padana sempre in divenire. Per le sue saline, la pesca, la marineria, fu a lungo contesa dai ferraresi e dai ravennati. Pesca, vallicoltura, produzione del sale furono la fonte dei momenti più floridi della città, ma anche dei più drammatici, a causa dei conflitti che lo opposero a Venezia. Durante il dominio dello Stato Pontificio, la città assunse l'assetto urbanistico che oggi le riconosciamo: canali, acqua, valli circostanti, ma anche ponti che unirono gli isolotti e crearono attorno alla cattedrale di San Cassiano il centro della vita cittadina. Alle antiche origini etrusche la legano leggende tramandate oralmente che raccontano dell'alone magico che questa città si è portata con sé attraverso i tempi nell'immaginario stesso dei suoi abitanti. La leggenda del Ragno d'Oro nasce dalla fantasia dei fiocinini e dei tombaroli, perché il Ragno d'Oro rappresenta il riscatto sociale dei comacchesi, rappresenta la ricchezza, la libertà. Quindi i più anziani erano convinti che nel cuore delle valli di Comacchio si celasse, si nascondesse questo enorme ragno d'oro con la sua ragnatela, che doveva essere anche in un certo senso protettore di Comacchio, quindi nessuno poteva toccare Comacchio, con la sua ragnatela doveva proteggere la città e nello stesso tempo i comacchiesi potevano utilizzare questo ragno per risolvere i loro problemi endemici, quelli appunto della miseria, dell'indigenza che per tanti secoli purtroppo ha caratterizzato lo sviluppo e la vita di questo popolo. Oggi Comacchio è una città lagunare che incanta, ritmi lenti, un'atmosfera ancora lontana dalla frenesia del turismo di massa, anche se è proprio d'estate, che la città con i suoi 7 lidi si anima e trova una nuova identità. Ad inizio di stagione, i lidi di Comacchio cominciano ad animarsi non solo di giorno sulle spiagge, dove in giugno è facile trovare nonne, mamme, tate, bambini, ma anche di sera, anzi, soprattutto di sera, dal tramonto a notte fonda, ancora prima che nei night club, è proprio sui bagni, sulla spiaggia, che la vita si anima, attorno ad un rito che ormai è diventato un fiore all'occhiello del lido di Spina, il più giovane dei lidi ferraresi, ma anche uno dei lidi più gettonati dai giovani, grazie ai numerosi locali, alle discoteche, agli stabilimenti balneari fra i più trendy della riviera, che offrono ogni giorno spunti di aggregazione balneare, ludica, culinaria e ovviamente mondana. Allora, io sono di Ferrara, quindi per me in estate è d'obbligo venire qua al Lido di Spina, ci sono gli aperitivi, ci sono i miei amici, comunque tutta Ferrara si sposta verso i lidi, quindi per me è veramente d'obbligo. Come mai alla gente, a tuo avviso, piace tanto questa situazione dell'aperitivo? Che cos'è vincente in particolare? Ma secondo me sicuramente il fatto che comunque essendo d'estate la gente ha tanta voglia di stare all'aperto, di conoscerci, di socializzare, di prendere un drink, e non c'è nulla di più facile e di divertente di, una volta finito di prendere la bronzatura in spiaggia, di poi prendere un aperitivo sentendo della buona musica nei bagni di Spina, che devo dire, per quanto riguarda l'aperitivo, è una località che si difende molto bene, nel senso che anche le vicine Milano Marittima e Riccione sono più incentrate durante la notte. Negli aperitivi Spina in effetti ha il suo da dire. Allora, Spina quindi è come valore aggiunto da questo punto di vista, però ci troviamo noi in un'epoca che, insomma, per i più giovani in particolare è un'epoca virtuale, l'epoca dei social network, e quindi forse magari oggi si comunica di meno a parole. Ecco, l'aperitivo e comunque questi contesti facilitano l'aggregazione, la conoscenza, o diciamo si tende a rimanere rinchiusi nelle proprie amicizie? Sicuramente la stimolano, è chiaro che quello che dici tu è giustissimo, perché io capito nell'età di mezzo, nel senso che
proprio con la mia generazione ha incominciato a emergere i social network prepotentemente. Però devo dire che la sostituzione di quello che è il contatto reale con la persona, le due classiche due parole e l'allegria dello stare insieme, credo che quella sia insostituibile. Di fronte a un computer non puoi avere le stesse emozioni, e sia quello che fa vivere poi questo tipo di situazioni. Senti Filippo, allora abbiamo detto prima che tu organizzi eventi, sei PR, ma che cosa vorrai fare da grande? Nel senso che questa è la tua attività, oppure questo rimane un divertimento, una parentesi che comunque ti ha reso particolarmente popolare qui in zona? Sì, di giorno io ho anche un'altra attività, di notte e durante gli aperitivi organizzo questo genere di cose, prima di tutto per passione. Credo che la cosa continuerà per tanti anni fino a che ne avrò voglia, perché comunque effettivamente è molto impegnativo, perché si vede sempre la facciata del divertimento, ma dietro, per poter ottenere questi risultati e queste cose, c'è molto lavoro anche durante la settimana, e spero di continuarlo a lungo. Per ora mi diverto e mi auguro di continuare e eventualmente incrementare. È un momento di aggregazione, quindi? Sì, certo, in più anche un modo per conoscere nuove persone, per ritrovare magari vecchi amici che non hai modo di vedere durante l'anno, ci si incontra tutti qua in estate, è meglio. Senti, ti posso chiedere, tu lavori nell'ambito dei locali oppure sei semplicemente una cliente? Io in questo caso sono una cliente, cioè sono sempre venuta qua a Lido di Spina come cliente, però lavoro anche nei locali. Quindi insomma diciamo che è un'attività che ti piace, ti stimola e comunque ti piace rimanere in contatto con le persone. Certo, assolutamente, sì, quindi per me è l'ideale qua. Ancora nel pieno della movida degli aperitivi del Lido di Spina, cerchiamo altri amici un po' a caso. Il tuo nome? Ciao, Nicolas, piacere. Ciao Nicolas, tu sei a Lido di Spina in vacanza oppure solo occasionalmente? No, abbiamo l'appartamento qua ormai da 4 anni, quindi... Ah, in quanti siete all'appartamento? In 8. Vedo che comunque hai tante amiche alle spalle con te. Vi chiamate? Sara. Eleonora. Eleonora, ciao Eleonora. Tu invece sei in appartamento con loro? No, io non ho l'appartamento. No, sei amica comunque di Nicola? Sì, siamo amici, sì. Senti, perché Eleonora ti piace venire agli aperitivi? Ma perché sono tutti qua, ci ritroviamo tutti tra amici e quindi... Quindi gruppo di amici? Sì. Hai qualche amico da presentarci? Sì, Davide Marchini. Davide Marchini della SPAL, ciao Davide. Ciao. Ciao, come mai ti trovi qui all'aperitivo? Perché mi piace divertirmi, quindi cerco di andare dove ci si diverte. Quindi insomma sport e divertimento che sono un connubio che comunque va sempre bene. Quello sì, parla chiaro, adesso siamo anche in vacanza, quindi è giusto divertirsi. Senti, approfitto per chiedere il tuo futuro, si sa qualcosa oltre a quello che leggiamo sui giornali? C'è qualche anticipazione per quello che riguarda il tuo futuro sportivo? Ma il futuro adesso ho parlato con la nuova società, qualcosa diciamo di positivo c'è, però prima devono firmare loro e poi di conseguenza ecco, se ci si trova anche l'accordo. Io sono di Ferrara e mi piacerebbe rimanere, ecco. Senti Davide, invece per quello che riguarda l'ambito del divertimento, tu sei un frequentatore abituale del Lido di Spina? Sì, no, io vengo spesso, ho anche la casa qua, quindi ho tanti amici, essendo della zona, quindi cerco di andare a trovare tutti i miei amici quando si fa queste feste, ecco. Allora noi stiamo parlando del litorale ferrarese in questo appuntamento del Love Comacchio, che cosa hanno secondo te di vantaggioso e anche di svantaggioso gli ferraresi rispetto per esempio alla Romagna o altre località? Perché venire per esempio da queste parti? Di vantaggioso è che adesso abbiamo vari aperitivi che stanno andando bene, di svantaggioso penso che sarebbero da rivedere alcune regole a partire dal comune, perché al giorno d'oggi con la crisi che c'è va anche aiutato la nuova gioventù a cercare di fare delle regole, visto che abbiamo anche 7 lidi, se si vuol fare solo un lido di solo giovani, perché più si va avanti più è anche dura, ecco, la vita proprio in generale è così. Cosa potrebbe mancare ancora qui sul litorale ferrarese e che potrebbe eventualmente migliorare ancora sia l'aggregazione ma anche generare l'incentivo di altro turismo? Guarda, sicuramente se devo dire proprio una cosa diretta, sono due cose che al Lido di Spina, in tutti i lidi in generale, sono clamorose come mancanze, e questo mi ritrovo tutti i giorni a affrontarlo quando ho clienti da altre città che rimangono sconvolti. La mancanza di recettività alberghiera, nel senso che gli alberghi rimasti che lavorano benissimo, però purtroppo sono pochi,
e secondo luogo non c'è un servizio taxi, e per uno che viene da una città come Bologna, Modena eccetera, lascia la macchina parcheggiata nell'appartamento o nell'hotel dove trova posto, quando gli dico che per venire a ballare non c'è un taxi, non c'è modo di avere il passaggio, rimangono sconvolti, perché effettivamente è paradossale che una località turistica non abbia un servizio di questo genere. Per quel che riguarda il divertimento, in due parole lo potrei solo dire: sarebbe meglio che un po' tutti andassimo un po' più d'accordo e si facessero più iniziative condivise, senza pestarsi i piedi l'uno con l'altro, cercando di invadere il campo, chi fa l'aperitivo di invadere il campo dei ristoratori, chi i ristoratori di invadere quello del predisco, il predisco della disco, eccetera. Se ci fosse un pochino più di armonia tutti insieme, ognuno facesse il suo ruolo, probabilmente si vivrebbe meglio e la gente lo percepirebbe anche. Guarda, un'ultima domanda: abbiamo fatto la nota negativa e invece la nota positiva, perché lì di Ferraresi sono meglio, o comunque dovrebbero essere meglio rispetto a Milano Marittima, Riccione, Rimini e via discorrendo? Beh, innanzitutto per chi è della zona di Ferrara o comunque anche del Bolognese, del Primo Rodigino, la vicinanza. Secondo luogo il fatto che comunque si mantengono su prezzi accessibili, perché Milano Marittima e Riccione, che sono i principali concorrenti, sono prezzi più che raddoppiati, e comunque trovi un buon compromesso, delle belle situazioni divertenti sia in spiaggia che in discoteca, cosa molto importante visto il periodo che stiamo vivendo, qua sono tutte gratuite, quindi non c'è biglietto d'ingresso per entrare da nessuna parte, credo che sia il miglior PR di tutti quello. Ci troviamo in questo momento sempre vicino a uno dei locali che offrono gli aperitivi, e di fronte è presente questo servizio, un servizio chiamato Bob, un servizio che va in aiuto a coloro che hanno bevuto qualcosa di troppo relativamente all'aperitivo. Ci troviamo in compagnia di? Ilaria. E Luca. Allora, Ilaria e Luca, voi fate parte in pratica del CERT di Ferrara, c'è questo servizio chiamato Bob, un servizio tra l'altro che non è nuovo per chi si trova appunto sulle spiagge dei lì di Ferraresi, ma che proprio questa sera riparte. Ecco, qual è il vostro obiettivo e le vostre finalità? Come dicevi appunto, noi questa sera è la prima serata di apertura della stagione estiva al mare, cominciamo proprio qua col Malua, poi gireremo un po' durante tutta l'estate diversi luoghi del mare. Il nostro obiettivo qual è? Quello di innanzitutto fare l'etilometro alle persone che escono dai locali per testare appunto il tasso alcolemico prima di mettersi alla guida. Ma non solo, noi facciamo prevenzione anche dando ai ragazzi che escono tutta una serie di materiale informativo rispetto all'alcol e le sostanze. Facciamo anche prevenzione sull'aspetto delle malattie sessualmente trasmissibili, infatti gratuitamente noi diamo ai ragazzi anche dei profilattici e gadget e anche un po' di generi alimentari, insomma, per chi vuole fare un po' di fondo quando esce dal locale e magari ha bevuto qualcosina. Luca, i ragazzi di oggi sono responsabili o comunque è ancora importante un'educazione e una prevenzione? Diciamo che sicuramente è ancora importante stare dietro a questi temi che sono fondamentali in questo periodo per i ragazzi giovani e non solo. Diciamo che da un lato la legislazione che è diventata più severa rispetto a tutto il tema della guida in stato di ebbrezza, dall'altro la nostra opera di prevenzione, il nostro essere nei luoghi di aggregazione giovanile costantemente e in questo modo anche instaurando un rapporto diretto con tutti i ragazzi, diciamo che siamo riusciti a far passare questa idea che se si deve prendere la macchina quella sera è il caso di attrezzarsi in qualche modo, ad esempio con un guidatore di turno, con un guidatore designato che per quella sera non beva, in maniera da poter garantire il divertimento a tutto il gruppo e soprattutto un ritorno a casa sicuro. Ecco. Su questi temi noi continuiamo comunque a fare prevenzione ai ragazzi, perché naturalmente soprattutto durante il periodo estivo da un lato il consumo di alcolici, dall'altro diciamo anche gli incontri che possono essere incontri occasionali che in questi contesti avvengono devono comunque avere un senso di responsabilità che noi tentiamo di accompagnare con l'incontro, ecco, diretto proprio con i ragazzi stando nei luoghi di incontro.
Luoghi di incontro quindi al centro delle tematiche, quindi l'area, questo sarà un tour diciamo che prende il via questa sera, ma vi accompagnerà per tutta l'estate in giro per il territorio. Sì, sì, certo. Infatti come dicevo prima, questa è la prima serata proprio di inaugurazione e poi cominceremo a girare anche in altri locali come il Cursal, che è un altro luogo in cui appunto i ragazzi durante l'estate si ritrovano per l'aperitivo, e faremo le serate anche del Sollevante al giovedì sera, ecco, per questo, e poi vedremo un po' in itinere se nascono altre situazioni in cui appunto intervenire con il nostro progetto. Solo una cosa, una curiosità, prima hai parlato dei preservativi, ma vedo anche invece generi alimentari che offrite alle persone che si rivolgono a voi. Sì, noi diamo anche cracker, biscotti, delle pastine, appunto perché come dicevo prima, magari un ragazzo che esce e fa la prova dell'etilometro, magari ha superato di un poco mangiando qualcosa e aspettando con un po' magari riesce ad abbassare il tasso alcolemico. Ma c'è timore da parte dei giovani nel farsi la prova, nel senso meglio non saperlo e rischiare, o al contrario invece sono piuttosto propensi a provare? No, sono propensi a provare da una parte un po' perché ormai ci conoscono, siamo da tanti anni ormai sul territorio, a Ferrara ovviamente tutti i mercoledì sera in piazza e anche al mare ci conoscono, per questo sanno comunque che qua trovano un porto sicuro prima di mettersi alla guida. No, i ragazzi in realtà vogliono provare proprio perché oggi un po' con la nuova legge c'è molto timore, e poi perché comunque considerano questo il nostro lavoro, il nostro progetto utile proprio nel momento in cui devono decidere poi di guidare, di mettersi alla guida, per questo no, lo fanno in maniera positiva, ci conoscono. Troviamo presso un chiosco di piadine vicino ai locali dove si effettuano gli aperitivi. Il tuo nome? Alessandro. Allora Alessandro, vedo che in questo momento sta terminando l'aperitivo e voi forse anche conseguentemente a questo avete molto lavoro. Ecco, qual è la vostra attività e come sta andando in questa stagione che finalmente sembra essersi avviata? Finalmente si è avviata, siamo abbastanza contenti. Facciamo appunto piadine, pesce, senza servizio al tavolo. Questo è il nostro staff, Laura, Monica, mio fratello Massimiliano. Ecco, per quello che riguarda la clientela, a che pubblico vi rivolgete o qual è il pubblico che in prevalenza viene qui da voi? La maggior parte sono persone giovani della notte. E facciamo durante il pranzo e la cena le famiglie con diciamo mamma, papà e bambini. Però è tutto rivolto, il 60% del lavoro è rivolto nella tarda serata notte. Quindi grazie ai locali e tutto quanto quello che gira qui a Lido di Spino. E così abbiamo concluso l'appuntamento con l'aperitivo al Lido di Spina, tantissima gente che nelle ore precedenti ha affollato questo locale che è anche appunto un bagno, uno stabilimento balneare, ancora qualcuno che rimane, ma insomma devo dire che ormai la gente per lo più è già partita, per cui un weekend che si conclude in attesa di quello che avverrà nei prossimi 7 giorni. Allora ragazzi, intanto com'è stata questa serata? Come al solito, una figata pazzesca, ci siamo divertiti, e purtroppo è finita però. Però insomma questo è stato il primo weekend veramente caldo. Assolutamente sì, e finalmente molto, è arrivata la grande caldo. E attesa estate, mamma mia. Voi siete abitué del Malua in generale anche durante la giornata? Sempre qua, sempre fissi. Sempre, sempre, lettino, forever. Lettino fisso qua, assolutamente qua, tutta la vita, assolutamente. Sentite invece, dato che stiamo parlando in generale della riviera dei Lidi Ferraresi di Comacchio, perché venire Lido di Spina rispetto a Rimini o Riccione? Infatti tutta la vita a Rimini Riccione. L'atmosfera, no, ma non c'è un motivo in particolare. Gente. Bisogna venire qui per provare. Okay. Se si viene qua si scopre, è un'emozione che si sente. No, dai, carino, la gente è tranquilla. E adesso invece per voi cos'è? Rientro oppure siete qua a dormire? Ah, rientro. Aspettiamo i fumi e poi torniamo a casa. C'è Bobby all'ingresso. Sì, ecco, appunto, aspettiamo però, dai. Va bene, Bobby, sì, Bobby. Solo anche un po', eh. Ragazzi, buona serata. Anche a voi. Buon lavoro, dai. Ciao. Buona serata a tutti. Ciao, belli.
Ed eccoci tornati sulla costa. Il Lido di Spina, il più a sud dei sette lidi di Comacchio, può vantare una spiaggia tra le più lunghe della riviera. Il nome del Lido è legato all'antica città portuale etrusca di Spina, che anticamente, come abbiamo detto, sorgeva poco più a nord nel territorio del Delta del Po. All'estremo sud del territorio di questo Lido ha inizio la riserva naturale delle Vene di Bellocchio, un sito ad elevata diversità ambientale, che ospita un sistema di dune sabbiose attive lungo la foce del fiume Reno, ma anche zone umide d'acqua dolce e salmastra, pinete, boscaglie e bosco di tamerici ed ulivi. Negli ultimi anni questo Lido si è trasformato in uno dei principali poli di attrazione turistica della breve costa emiliana, proprio perché gli operatori numerosi locali hanno attirato turisti soprattutto giovani dal nord Italia e anche dalla vicina Romagna. Qui il mare è pulito, tanto da far conquistare al Lido di Spina la bandiera blu anche nel 2012. E proprio a Spina, nel 1971, il pittore italiano Remo Brindisi fece progettare e costruire la propria residenza dall'architetto designer Nanda Vigo, secondo lo stile Bauhaus. La residenza, adibita a museo nei mesi estivi per un periodo compreso fra il 1972 e il 1996, dopo la morte del pittore, è stata donata al comune di Comacchio, che l'ha trasformata in una vera e propria casa museo. La moderna struttura, immersa nel verde della pineta, all'interno raccoglie centinaia di opere di pregio rappresentative della storia della pittura e dell'arte contemporanea. Vi si possono ammirare così produzioni di Modigliani, Picasso, Fontana, Dalì, De Chirico, De Pisis, Morandi, Chagall, Boccioni, Guttuso. Un museo di grande fama, attivo anche come centro culturale, soprattutto durante la stagione estiva. Cultura e memoria, spiagge e divertimento per i più giovani, ce n'è per tutti i gusti. Aperitivi e musica. Inizia davvero così l'estate by night sui sette lidi di Comacchio, in attesa dell'evento che ormai da 8 anni dà veramente il via all'estate sulla riviera emiliano-romagnola, vale a dire la Notte Rosa, una serata dedicata alle donne in tutte le località della costa emiliano-romagnola, con concerti, spettacoli, fuochi d'artificio. Gli spettacoli inizieranno quest'anno il 5 luglio, ma Comacchio e i sette lidi di Comacchio avranno un'anteprima la sera del 4 luglio. Tema ufficiale dell'ottava edizione di quello che è stato chiamato il Capodanno dell'estate italiana, che quest'anno si ispira a Federico Fellini e al film 8 e mezzo, la pellicola che compie quest'anno 50 anni mentre ricorrono i 20 anni dalla scomparsa del maestro riminese, è L'Anima. 300 spettacoli di cultura, intrattenimento e reading si snoderanno lungo i 110 km di costa da Comacchio a Riccione. Una serata dedicata alle donne in tutte le località della costa, con eventi a tema, concerti, feste e locali aperti fino all'alba. In queste notti la riviera diventa un grande palcoscenico dove tutti sono protagonisti di un grande rito collettivo. Una vita in rosa è il messaggio lanciato dalla 3 giorni del divertimento by night più lungo e originale della costa adriatica. Una non-stop notturna che evoca l'attitudine storica di questo tratto di riviera, come luogo di incontri, ospitalità, relazioni civili e il senso di appartenenza ad una comunità capace ancora di accogliere tutti con uguale gentilezza. Dal tramonto di venerdì, con un'anteprima per Comacchio a giovedì sera, tanta musica, centinaia di eventi e appuntamenti dedicati al tema dell'onirico. Ovunque, dagli stabilimenti balneari, ai ristoranti, ai musei, ai parchi di divertimento aperti. E a mezzanotte, l'immancabile appuntamento con il concerto di fuochi d'artificio su tutte le spiagge, da Comacchio a Cattolica. Insomma, un weekend unico e indimenticabile al quale siamo invitati tutti.